Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale YouTube Borgia Paco. Oggi siamo in viaggio, io e il biondo, e naturalmente ci fermiamo subito per fare benzina perché lui ha il serbatoio di... avete presente quei trattori agricoli? Ed ecco qui, la moto zappa. Saluta. Dai, metti sti 2,50 € di benzina. Lo sai che qui da questo lato costa di più, sì? Molto di più, diventerai povero. Questa è quella servita, costa quasi 1,88 €. Era 1,50 €. Quando persino il benzinaio ti consiglia di non fare benzina da quel lato, io lo ascolterei. Dai, gira sta cosa. Ah, ti sei perso pure il tappeto. Si riparte. Vai Z! Che cazzo vuoi? Mio figlio poteva morire! Vuole botte? Ma dove vai? Dove vai? Non ce la fai, non ce la fai! Stiamo andando a provare la moto di, diciamo, uno di voi, e andiamo a provare una bellissima Hypermotard 796 con kit performance Ducati. Hypermotard, ma che cosa vuoi? Mi vuoi toccare? Ci sto veramente pensando di farmi un Hypermotard. Mi sconfinfera proprio, perché ho notato, non so se l'avete notato anche voi dal nostro test ride della 939 che metto qui sopra, non so se avete notato l'entusiasmo con cui ho provato quella moto. La mia intenzione comunque sarebbe quella di prendere la 939 SP, che ho dalla mia data esperienza, so che se ti prendi una moto base rimpiangerai per sempre di non esserti preso la versione più performante. Quindi ditemi che ne pensate nei commenti, se volete che io sostituisca la Z con l'Hyper, e cominciate a donare qualche soldo, perché sennò la vedo molto difficile. Io penso che il biondo sia uno che ha visto lontano, sapeva che nel Lazio le strade fanno tutte schifo, e allora ha detto: che mi faccio una moto normale da strada? No, mi faccio una enduro, così posso andare ovunque, anche sulle strade italiane. E così ha fatto bene, mentre io mi sono fatto una naked e adesso ogni botta è un supplizio. Oh, eccola, eccola! Oh, Hypermotard! Ciao, buongiorno. Ho sbagliato tutte le rotonde, dice che scopo. Cioè, no, io avevo detto questa, però quando mi hai detto... questo, quando hai detto Rio Martino, io pensavo era quell'altra. Sì. Non ti preoccupare. Abbiamo incontrato il ragazzo e adesso andiamo nel nostro parcheggio segreto, dove faremo il giro intorno, prova, eccetera. Fantastico! Fantastico! Chissà il 1100 che bestia che è! Abbiamo provato la moto, adesso ci andiamo a fare un giretto per Latina con questo nostro nuovo amico. Fa proprio strano passare da una moto di un tipo ad un altro in così poco tempo. Ti disabitui velocemente. Bene ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video. Se è così, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e seguiteci su tutti i nostri social, soprattutto Facebook e Instagram. Ciao ragazzi!